Festival Internazionale del Friuli di Venezia Giulia è nato 12 anni fa ed è nato dall'esigenza di voler creare qui a Pordenone un ambiente culturale che desse la possibilità agli studenti di chitarra di poter fare tutta una serie di esperienze fondamentali a nostro avviso per la crescita musicale e culturale di un allievo. Il festival, oltre ai concerti, alla kermesse di concerti, dà anche la possibilità di seguire le masterclass dei docenti che invitiamo, organizzando masterclass, seminari tematici e quant'altro, in modo che i ragazzi abbiano la possibilità anche di venire a contatto con questi artisti e capire un po' il loro modo di pensare, il loro modo di comunicare, il loro modo, appunto, il loro background culturale e capire quale può essere una ipotetica strada da seguire nell'interpretazione di un'opera. Il programma di quest'anno ha previsto per il primo fine settimana la presenza di Pavel Steidel, che è uno dei maggiori chitarristi attualmente sulla scena internazionale, il duo Melis, che hanno fatto veramente un concerto strepitoso, e il chitarrista italiano Fabio Montomoli. Nel prossimo fine settimana si esibiranno Roman Biazoski, Goran Krivokapic e nel concerto di chiusura, che sarà il concerto praticamente un po' più importante del festival, ci sarà l'esibizione della grandissima star americana Manuel Barrueco, che interpreterà il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. E verrà accompagnato dall'orchestra Naonis di Pordenone, e nello stesso concerto si esibiranno due giovani studenti che si stanno perfezionando qui presso l'Accademia di Pordenone. Sono Emanuele Bono, appunto, che interpreterà il concerto di Castelnuovo Tedesco, e il polacco Andrei Ejmoski, che invece eseguirà il concerto di Giuliani. Allora, il Centro Chitarristico Targa è una scuola che vuol dare la possibilità agli studenti di poter fare un percorso completo all'interno dello studio della chitarra. Organizziamo corsi per piccolissimi, con un programma appunto molto ludico, molto improntato soprattutto sul gioco, per avere poi la scuola chitarristica che dà la possibilità ai ragazzi di poter seguire il normale iter di studi fino praticamente al conseguimento del diploma in conservatorio. Subito dopo la scuola chitarristica c'è l'Accademia di Perfezionamento, che dà la possibilità ai ragazzi di frequentare un corso triennale di perfezionamento e anche la preparazione di concorsi internazionali e quant'altro. In questi 12 anni di lavoro l'Accademia ha visto nascere vari ragazzi che si stanno adesso dedicando al concertismo. Più di 70 i premi vinti dai ragazzi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il concorso Pitaluga di Alessandria, il concorso Targa di Benicassim, il concorso Arcas in Almeria, in Spagna. Moltissimi di questi ragazzi svolgono regolarmente la loro professione di insegnanti, di concertisti, e molti di loro hanno fatto nascere nei loro paesi di appartenenza, in Messico, in Polonia, oppure in Ucraina o in Slovenia, nuovi festival di chitarra, un po' su quello che avevano visto succedere qui a Pordenone.